Buongiorno a tutti, io sono Sara e sono un'istruttrice APA del Centro Diurno Integrato Villa Solmani di Fondazione Sacra Famiglia. Cosa vuol dire APA? APA significa attività fisica adattata e rappresenta tutti quei programmi di esercizi specifici che hanno come obiettivo il rinforzo muscolare, il consolidamento delle capacità residue, il miglioramento dello stile di vita e anche dell'umore. Per riassumere, faremo un pochino di ginnastica insieme. Iniziamo! Oggi eseguiremo insieme una progressione di 4 esercizi di equilibrio in posizione retta con appoggio. Io utilizzerò una sedia, ma possiamo tranquillamente utilizzare un tavolo, una spalliera. L'importante è che sia un sostegno solido. Durante tutta l'esecuzione degli esercizi dobbiamo cercare di percepire i contatti e di capire in che modo varia l'impegno muscolare. Iniziamo con il primo esercizio, entrambe le mani in appoggio sulla sedia, piedi leggermente divaricati. Dobbiamo cercare di salire sulle punte senza sbilanciarci. Eseguiamo 10 ripetizioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eseguo lo stesso esercizio, questa volta provando ad andare sui talloni, quindi sollevando le punte. Abbiamo sempre la nostra sedia che ci aiuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molto bene, bravi! Proseguiamo con i nostri esercizi. Il prossimo movimento che eseguiremo, sempre in appoggio con entrambe le mani, sarà quello di sollevare una gamba. Non c'è bisogno di salire tanto con il ginocchio, l'importante è cercare di destabilizzare un pochino il nostro equilibrio. Eseguiamo sempre 10 ripetizioni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio gamba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'ultimo esercizio consisterà nel sollevare un pochino indietro il nostro piede, staccarlo da terra e portarlo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio gamba, cerchiamo di capire come il nostro corpo reagisce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Una volta terminati questi 4 esercizi in appoggio con entrambe le mani, possiamo ripeterli con una mano in appoggio, ripeterli nuovamente senza appoggio, però mantenendo le mani vicine in modo da aiutarci, e ultimissimo, più difficile di tutti, ripetere gli esercizi ad occhi chiusi. Per oggi abbiamo terminato. Vi ringrazio per avermi seguita e per aver fatto un po' di ginnastica insieme a me. Vi aspettiamo presto per il prossimo video.
Un caro saluto da tutta l'equipe di Villa Sormani.